Allora, ragazzi, non sapete quanto mi piace quando scopro certi tool. Vi dico solo questo: un unico hard disk per domarli tutti. Di cosa vi sto parlando? Beh, basta seguirmi subito dopo la sigla. Allora, qualche giorno fa stavo parlando con il mio amico Ugo, tra l'altro un amico molto stretto da anni, ma al di là di questo particolare, beh, in questa nostra conversazione mi tira fuori il nome di un tool e mi manda anche alcune immagini dimostrative. Allora che io che faccio? Mi reco sul sito e il tool in questione si chiama Ventoy. Allora, prima di andare avanti e prima di dirvi cosa fa questo tool, volevo solo dirvi una cosa: quanti di voi hanno delle chiavette con sistemi operativi singoli, nel senso che ogni chiavetta dedicata ad un singolo sistema operativo? Beh, io adesso ho abolito quelle chiavette, magari le utilizzerò per altro se non per il lavoro, e in un unico hard disk posso gestire tutti i sistemi operativi che voglio installare su di un computer. Allora, andando avanti, rechiamoci al sito Ventoy, laddove possiamo scaricare questo tool. Ventoy, tra l'altro, che è possibile utilizzarlo anche senza doverlo installare sul nostro computer, quindi è un file exe eseguibile. Una volta che l'abbiamo scaricato, procuriamoci anche un hard disk che ci servirà poi dopo per poterlo utilizzare con i nostri sistemi operativi, ed il gioco è fatto. Apriamo il tool, lanciamo il tool, colleghiamo il nostro hard disk e viene automaticamente riconosciuto. Una volta che è stato riconosciuto, basta premere l'unico pulsante in basso a sinistra, continua, e lui andrà a creare il vostro hard disk con sistema Ventoy. E una volta fatto questo, possiamo copiare al suo interno tutti i sistemi operativi in formato ISO. Quindi, che avete sistemi operativi Windows 10, Windows 8, Linux, Android, li potete tutti passare in formato ISO direttamente sull'hard disk senza doverli poi passare attraverso di sé con un altro programma. No, passare direttamente il file ISO e il gioco è fatto. Una volta che li avete passati, dovete formattare un computer, prendete il computer in questione, collegate l'hard disk, avviate la fase di boot e selezionate il vostro hard disk, e voilà, vedete che vi comparirà subito la schermata Ventoy, e all'interno di essa vi compariranno tutti i sistemi operativi che avete scaricato sul vostro hard disk e potete scegliere quello che volete. Io nel mio caso ne ho messo un 2 o 3 giusto per darvi una dimostrazione. Una volta che avete scelto il vostro sistema operativo, beh, lo potete installare proprio come se lo stesse installando da una singola chiavetta USB oppure un singolo DVD. Devo dire che questa cosa è davvero molto molto ottima. Un solo hard disk li posso gestire tutti e non ho più bisogno di quelle chiavette singole con i singoli sistemi operativi. Sì, è vero, un tool li riesce a domare tutti, anche un solo hard disk. Quindi, ragazzi, se anche voi volete utilizzare questo tool, qua in basso nella descrizione trovate il link per poter scaricare tale tool. Allora, ragazzi, sì, io non dico di aver abolito le chiavette, però poco ci manca. Mi manca ancora qualche chiavetta, qualche altro sistema operativo ed ho fatto tutto. E devo dire che adesso lui sarà esplicitamente solo per i sistemi operativi in formato ISO. E finalmente potrò abolire quelle, non dico Dio se chiavette, ma quasi, perché alcune volte faccio anche un po' di casino nel riconoscerle, ma un unico hard disk posso finalmente fare tutto e gestirli tutti in fase di boot. Allora, ragazzi, un video nulla di che. Volevo subito parlarvi di questo tool perché io personalmente l'ho trovato veramente ottimo. Cercavo una cosa del genere da tempo, un po' come se avessimo un hard disk multiboot, e proprio così che accade. E devo dire, veramente grazie al mio amico che mi ha fatto scoprire questo tool, e beh, da quando me l'ha detto l'ho utilizzato già 2-3 volte per fare alcuni dei miei PC, e devo dire che si è rivelato davvero molto molto utile. Quindi, piccoli ma veramente
ottimi. Allora ragazzi, come vi ho detto durante questo video, il link del tool lo trovate qua in basso nella descrizione e vi raccomando, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi lo conoscevate già, se lo stavate utilizzando, se l'avete conosciuto in questo video, insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci tengo molto. Dopo l'iscrizione attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Mi trovate anche su Instagram, @MidicoSnake, ve lo ricorda anche l'animazione qua in basso, e noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video, sempre sul mio canale YouTube. Ciao!